una polla d'acqua in cui, se fate attenzione, si vedono molte libellule volare. Solo che per la qualità del mio cellulare non si vedono benissimo. Qui di solito ci sono anche salamandre ed altri piccoli anfibi molto carini, però adesso non ne ho visto neanche uno. Quindi bisogna accontentarsi delle libellule. Per vostra informazione, queste sono le famose torte lasciate dalle mucche, che sono ricchissime di biodiversità. Se andate a smuoverle un po', trovate un sacco di coleotteri ghiotti di questo cibo. E questa è la meta del viaggio di oggi, perché dovete sapere che le mie uscite, oltre a essere di stampo naturalistico, hanno sempre come meta un posto dove si può mangiare qualcosa di buono. E questa, nella fattispecie, è la Malga Rossignolo, qui a Lusiana, sull'altopiano di Asiago. Stiamo arrivando? Ovviamente ogni malga che si rispetti deve avere le proprie mucche, e qui ce ne sono un bel po'. Ho appena finito di mangiare, ho mangiato benissimo, ovviamente. Qui c'è una bambina, ciao bambina. E adesso ripartiremo per tornare indietro. E questa è la mucca da guardia. Mi sta guardando molto male. Ha anche scodinzolato. Sono fottuto. Ciao Malga Campo Rossignolo. Alla prossima volta. Altre libellule. Dei elicotteri, quella che bolla lì, perché è tutto.